secondo anno che proponiamo questo camp di specializzazione. Stiamo cercando di allargare il nostro raggio d'azione, soprattutto nella provincia, per coinvolgere più ragazze possibili e soprattutto le ragazze magari che lavorano con squadre maschili. Siamo molto contenti del risultato numerico. In questo momento siamo in piena attività, speriamo che siano contenti i fruitori del servizio e soprattutto speriamo di riuscire ad incrementare il più possibile il nostro bagaglio di conoscenza di quello che è l'ambiente padovano e magari anche un po' vicentino. In questo momento ci sono anche delle persone fuori provincia e questo ci inorgoglisce, perché se hanno scelto noi per fare un'esperienza di questo tipo vuol dire che insomma qualcosina stiamo riuscendo a seminare e cercheremo di divertirci il più possibile lavorando però con il sorriso. Allora, stiamo facendo questo camp, abbiamo 60 ragazze dal 2004 al 98 che si stanno allenando. Per me è la prima esperienza di questo tipo e devo dire che è molto interessante, da un lato perché arrivano ragazze che hanno voglia di migliorare, dall'altro perché pur essendo oggi il 14 luglio c'è ancora un sacco di gente al palazzetto, ci sono genitori, ci sono dirigenti che vengono a vedere e sembra quasi che l'entusiasmo della società arrivi sempre fino in fondo. In realtà siamo agli sgoccioli di una stagione e vedo già gente carica per la prossima e questa è una cosa importante che dà entusiasmo anche per il lavoro che facciamo in palestra. Le ragazze vengono, hanno molta voglia di imparare, stanno seguendo tutte le indicazioni che diamo, è bello vedere che ci sono 6 canestri, ci sono 8-9 istruttori che girano con le ragazze, penso che questa sia una cosa molto interessante da vedere anche per loro, nel senso che stiamo lavorando affinché loro possano migliorare. Ciao, buonasera, qui stiamo al camp di San Martino di Luppari, questa settimana di specializzazione. Per ora l'ambiente è sinceramente magnifico, ho trovato gli allenatori, gli istruttori, il preparatore fisico, adesso è anche venuto Gilerri che è appena arrivato in Corea, poi anche con Enrico e gli altri istruttori venuti anche da Udine. Sinceramente l'ambiente in società, il camp, stupendo. Le ragazze, abbiamo 2 fasce di età, più piccole e più grandi, tutte con grande interesse, con grande voglia, faticano, lavorano, quindi sinceramente penso che sarà una bellissima settimana di lavoro e che migliora per le bambine. Sì, il camp mi sembra ben organizzato, le ragazze sono molto disponibili a lavorare, anche a curare molto i particolari, si pone l'attenzione tantissimo sui particolari e sulla cura del particolare, cominciando dalle cose molto semplici andando a finire poi a delle collaborazioni. Per me questa è una prima esperienza di un camp di specializzazione, fino adesso ho fatto dei camp un po' generici, non di specializzazione, e mi sembra che le cose stiano funzionando. Siamo al secondo giorno, stiamo lavorando con intensità, anche se c'è il problema del caldo che crea un po' di problemi, un po' di stanchezza delle ragazze. Io e Monica siamo venute qua a salutare le ragazze della settimana di specializzazione e ad allenarci un po' con loro. Ho visto tantissimo impegno, tantissima passione, tanti bravi allenatori, è una grandissima opportunità per tantissime di loro, quindi stanno lavorando bene e speriamo che continuino così per il resto della settimana. Ciao, sono venuta questa sera con le ragazze, mi sono divertita molto, c'è un clima positivissimo e c'è tanta voglia di imparare e niente, forza Luppe! Devo dire che questo camp è stata una bella esperienza, ho imparato così. Gli allenatori sì, insegnano bene. Sono Alice e vengo da Udine con 3 mie compagne e questo camp ci è parso una buona idea per migliorare durante l'estate e siamo molto contente per ora perché gli allenatori sono bravi e le cose che facciamo sono fatte molto bene.